Ciao ragazzi, oggi una breve video recensione per parlarvi di questo Baby Monitor che fondamentalmente è una specie di mini kit di videosorveglianza utilissimo per sorvegliare il proprio bimbo mentre dorme, eccetera, ma volendo anche magari per controllare delle zone di casa o magari quello che succede se sia una persona anziana in casa per controllare insomma la situazione. È estremamente semplice da utilizzare, quindi adatto anche a persone magari non particolarmente tecnologiche, quindi vedremo subito come funziona. Allora, questa qui è la confezione con cui vi arriva, quindi scatolo in cartone che contiene diciamo, le caratteristiche principali diciamo, del prodotto e andiamo subito a vederne il contenuto. Allora, aprendola, ci troviamo davanti, eccolo qua, il blister che contiene tutti quanti gli elementi principali. Allora, abbiamo questo che è il monitor vero e proprio, questa che è una telecamerina appunto di videosorveglianza e poi abbiamo i due alimentatori. Quello che vedete qui davanti è il contenuto della confezione. Abbiamo il classico manuale di illustrazione che vi consente, diciamo, di capire come si utilizza il prodotto. È purtroppo solo in inglese, ma ripeto, è estremamente semplice da utilizzare, quindi il manuale non è così fondamentale. Quelle che ho in mano adesso sono, diciamo, il cuore di questo sistema. Abbiamo un'unità, che serve per la ripresa video, quindi qui al centro abbiamo appunto l'obiettivo, la mini telecamera da interno, che permette appunto di captare quello che avviene. Ottima cosa il fatto che sia dotata di doppia tecnologia, infatti di vedere a colori se c'è abbastanza luce nella stanza, c'è qui infatti un piccolo sensore di luminosità. Nel momento in cui si fa buio, grazie a questi leddini che abbiamo qui intorno, l'obiettivo è in grado di vedere anche totalmente al buio, si avrà una visione in bianco e nero di quello che succede nella stanza totalmente buia. E altra cosa carina, è dotato sia di microfono per captare appunto quello che succede nella stanza, quindi tutto l'audio, sia di cassa per andare a riprodurre appunto l'audio proveniente dalla stanza. Quindi, volendo, posso utilizzare questo sistema sia per ascoltare ma anche per parlare tramite questa telecamera. Sul retro abbiamo una piccola antennina e questo oggetto può essere o poggiato a terra o volendo fissato tramite questi, diciamo, queste predisposizioni con due fori, quindi utilizzando due stop da muro. Questa unità necessita per forza di alimentazione tramite alimentatore. Vedete, in dotazione ce ne sono due, uno per questa telecamera e uno invece per l'unità da portare indietro con il display. E per quanto riguarda il display, è dotato di batteria, quindi non serve fondamentalmente collegarla sempre alla spina, mentre questa unità è per forza da connettere ad una fonte di alimentazione esterna. Allora, andiamola a collegare al volo ad una presa di corrente, ecco fatto. E quando si accende, vedete, si illumina un piccolo LED verde che appunto segnala il fatto che sia alimentato. A questo punto io ho già provveduto a ricaricare questa unità per la prima volta, in quanto arriva fondamentalmente già leggermente carica, ma consiglio al manuale stesso di caricarlo per bene prima di utilizzarlo. Allora, vedete, l'unità è molto carina, è molto compatta, è a forma, diciamo, ovale, con un display LCD simile a un cellulare fondamentalmente. 5 tasti funzioni, due a destra e due a sinistra, uno centrale, e anch'esso è dotato di microfono frontale per andare appunto a riprendere, a, diciamo, ad ascoltare la nostra voce per poter parlare tramite telecamera, e di cassa sul retro per riprodurre il suono captato da questo apparecchio. Abbiamo il piedino per poterla appoggiare a terra e, come vi dicevo, è dotata di batteria interna di lunga durata per poter essere utilizzata senza connetterla al muro. Volendola sia per caricarla, ma anche se non vi serve portarla in giro, potete sempre tenerla collegata con questo spinotto che è praticamente il medesimo caricatore che si utilizza anche per questo sistema. Allora, andiamo ad accendere mantenendo premuto il tastino e praticamente nel giro di qualche secondo siamo subito pronti all'uso. Vedete sul display appare un disegnino. Farò ad abbassare il volume altrimenti diciamo sia il riverbero, ecco fatto. Praticamente, come vi posso far vedere adesso, vedete praticamente nella parte alta del display quanto campo c'è, quanto segnale prende questo apparecchio rispetto a questa telecamera che sto girando adesso. E inoltre, siamo in grado di vedere, vedete qui nella parte bassa, data e ora, lo status della batteria, quindi quanta carica residua possiede questo apparecchio. E poi abbiamo tutta una serie di pulsantini che ci permettono appunto di gestirlo. Vi faccio subito vedere, la qualità video è molto buona, vi permette appunto di vedere quello che succede nella stanza. Ecco fatto, vi faccio vedere. Vedete, la telecamera è piuttosto nitida con una buona risoluzione. Adesso mi inquadro anch'io. Eccomi qui. Quindi, come potete vedere, insomma, la qualità video è molto buona. Abbiamo, come vi dicevo, anche la temperatura ambientale captata da questo sensore in modo da sapere a che temperatura è la stanza, magari dove è il bambino. E tramite questi tasti, vi dicevo, appunto, posso andare ad alzare il volume per andare ad ascoltare quello che capta questo microfonino. Per
Premendo il tasto centrale posso andare anche a parlare tramite esso, quindi se io mantengo premuto questo tasto, come in Walkman, posso andare a parlare. Saluti da Mariano. Vedete, l'audio praticamente viene captato da questo microfono e riprodotto dalla cassina sul retro di questo telecamerino. Per quanto riguarda i menu, posso entrare appunto nelle impostazioni premendo il tastino in alto a sinistra e qui, come in un telefono, tra virgolette, ho la possibilità di settare sia una serie di allarmi, quindi entrando qui nel menu a tendina posso settare fino a 5 allarmi indipendenti, quindi per, come promemoria magari per le poppate, per eventuali medicinali e quant'altro, insomma. Posso inoltre sfogliare menu premendo il tasto centrale, andare nelle impostazioni e andare a settare il tempo, quindi diciamo la data e l'ora di questo dispositivo, l'unità di misura se lo voglio in gradi Celsius o Fahrenheit. La frequenza della telecamera, quindi a 50-60 Hz per evitare il lampeggio, cosa che avviene principalmente solamente nel caso in cui abbiate delle luci a neon, tra virgolette. Posso inoltre andare ad impostare la modalità di funzionamento, quindi normale con la ripresa diretta oppure Vox Mode, che sarebbe una modalità che che permette di attivare insomma il sistema solamente quando la telecamera capta dell'audio in modo da risparmiare batteria. Fondamentalmente, dal mio punto di vista, soprattutto se lo utilizzate collegato a una presa, potete utilizzare direttamente la normal mode. Posso andare poi con Vox Sensitivity ad impostare la sensibilità del microfono, appunto per attivare il sistema, come vi dicevo, e in più posso scegliere tramite LCD backlight il grado di luminescenza e di contrasto di questo piccolo display. Quindi, insomma, devo dire molto ben fatto da questo punto di vista. Torniamo sulla visione di telecamera. Ah, qui abbiamo un breve menu che mi dà il riepilogo, diciamo, del firmware installato su questo prodotto, ma fondamentalmente una schermata non tanto utile. E qui, insomma, abbiamo appunto la telecamerina che, ecco qua, mi sta inquadrando in questo momento, mi permette appunto di vedere quello che succede nella stanza, quindi soprattutto di monitorare un eventuale bambino, una persona anziana, come vi dicevo. Altra cosa simpatica è anche la predisposizione per riprodurre la musica, quindi se io mantengo premuto questo tastino in alto a sinistra, vedete, viene riprodotta una musichetta da questa unità, così da far dormire magari il bimbo e quindi diciamo una specie di piccola ninna nanna, tra virgolette. Quindi è molto comodo perché appunto è dotato di diverse funzioni, vedete il suono cambia di continuo. Così. Posso andare ad alzare e abbassare il volume direttamente con le due freccettine in basso, a sinistra e a destra. E poi quando non mi serve posso andare benissimo a spegnere il sistema, quindi posso mantenere premuto il tastino di accensione per spegnere l'unità principale. Anche con l'unità spenta, vedete, continua a riprodurre la musichetta, quindi insomma un sistema piuttosto completo da questo punto di vista. Adesso lo riaccendo al volo. E vi dicevo, insomma, che è molto comodo perché la batteria comunque ha un'ottima durata, almeno per le piccole prove che ho fatto finora, anche perché fondamentalmente, ripeto, si può utilizzare benissimo collegato direttamente alla presa di corrente. Adesso interrompo un attimo la musichetta. Ecco fatto. Ecco fatto. E per quanto riguarda questo sistema, insomma, è molto ben visibile lo schermetto e vi consente appunto di portarlo in giro per voi. Quindi mettete magari questo sistema di sorveglianza sulla culla del bambino, dopodiché voi potete portare con voi questa unità e nel frattempo potete compiere le vostre faccende per casa senza il minimo problema, insomma. Quindi un sistema comodo, facile da utilizzare perché come vi dicevo appunto basta accenderlo e spegnerlo da questo tasto e basta semplicemente collegare questo telecamerino alla presa di corrente per avere tutto il sistema settato. Non serve avere conoscenze di altro tipo, quindi non serve essere pratici con wifi, PC e quant'altro perché appunto basta appunto collegarlo alla presa di corrente e accendere quest'altra unità. Come vi dicevo, con questo caricatore si può caricare la batteria facilmente semplicemente connettendola come se fosse un cellulare e quindi insomma un sistema semplice, molto funzionale e ben fatto. Farò una piccola prova, adesso ho provveduto a spegnere tutte le luci della stanza e vi faccio vedere che andando a spegnere anche quest'ultima lampada accesa, il display è in grado di vedere totalmente al buio quello che succede. Ecco fatto, adesso vedete, la stanza è totalmente buia, potete vedere solamente qui una serie di LED che la telecamera vede luminescenti, ma ovviamente l'occhio umano non li vede luminosi, quindi assolutamente la stanza è buia, vedete, non vedete assolutamente neanche le mie mani, mentre sul display potete vedere nitidamente quello che c'è nella mia stanza, quindi fondamentalmente anche se il bebè sta dormendo io posso monitorarlo nel sonno, quindi nella stanza totalmente buia senza il minimo problema. Ecco qui, ho provveduto a riaccendere le luci, insomma, come vi dicevo, un bel sistema, comodo da utilizzare, molto semplice
non, diciamo, non richiedendo l'utilizzo di wifi, computer e quant'altro, può essere utilizzato magari anche da persone che non sono particolarmente diciamo, esperte con la tecnologia. Quindi basta collegare questa unità alla presa di corrente e accendere quest'altra semplicemente premendo il tastino di accensione per poter appunto vedere quello che avviene nelle stanze senza il minimo problema. Molto comodo il fatto che il segnale tra le due è molto forte, quindi ho provato dentro casa mia a mettere questa telecamera al lato più lontano e io mettermi completamente al lato opposto dell'abitazione. Nonostante sia una casa abbastanza grande, il segnale è rimasto più che buono. Quindi devo dire anche la connessione, diciamo senza fili, è molto buona tra telecamera e unità con lo schermo. Bene, come al solito, se avete dubbi o curiosità sotto questo video, basta che mi lasciate il vostro messaggio e spero di potervi rispondere nel più breve tempo possibile. Come al solito, grazie e alla prossima video recensione. Un saluto da Mariano.